Puntando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni. Bentornati a Disputando, parliamo questo pomeriggio di un qualcosa che mi sta particolarmente a cuore e lo facciamo con l'assessore Alessandra Troncarelli della Regione Lazio alle politiche sociali, welfare ed enti locali. Assessore, benvenuta con noi della web radio Senza Barcode. Deve sapere che sul nostro sito abbiamo pubblicato ogni volta c'era qualcosa che la riguardava, perché siamo veramente molto sensibili ai vostri temi, e un nostro applauso e complimenti per il lavoro che sta svolgendo. Grazie mille. Grazie a lei. Ieri sono state pubblicate, sono state finalmente aggiornate le linee guida del durante e dopo di noi, che è una misura che risponde all'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sancisce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone. La Regione Lazio ha varato queste nuove linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa. Ecco, quindi, assessore, cosa cambia nella nostra regione e quali sono i destinatari? Allora, innanzitutto grazie per questa intervista, perché è una tematica molto delicata, come detto giustamente tu poc'anzi, e ci sono delle novità molto importanti che i cittadini del Lazio stavano aspettando da diverso tempo. Prima di tutto, l'obiettivo della Regione Lazio è quello di riconoscere una vita appunto indipendente, autonoma a 360 gradi all'utente che usufruisce quindi di questa misura del durante e dopo di noi. Ci tengo anche a sottolineare che è stato un lavoro di concertazione con tutti gli attori coinvolti, associazioni dei familiari, terzo settore, organizzazioni sindacali, tutti coloro che hanno comunque un ruolo specifico anche per questa tematica, e quindi ci tengo anche a ringraziarli, perché ripeto, sono stati comunque dei mesi di lavoro su questo aspetto ed è frutto di una costante concertazione di quelle che sono poi gli interventi mirati da parte dell'assessorato. E quindi ecco, il nostro spirito, la nostra consapevolezza è quella che dobbiamo assolutamente riconoscere un ambiente piacevole e familiare all'utente, che lo deve considerare come una casa, ecco, una famiglia, perché di questo dobbiamo parlare. Giusti sostegni, ma è fondamentale per il benessere delle persone più fragili anche lo sviluppo di una quotidianità, per così dire, normale e comunque il più possibile autonoma e dignitosa. Rispetto ovviamente alle linee guida varate lo scorso anno, ci sono dei punti cardine. Prima di tutto, i progetti possono essere realizzati in immobili che sono iscritti in un apposito elenco. Questo elenco è del patrimonio immobiliare solidale, e quindi sono praticamente tutti organizzati con dei nuclei abitativi familiari, con le persone ovviamente che più o meno abbiano anche la stessa gravità per quanto concerne la disabilità, gli opportuni supporti, e in ogni caso vengono anche garantiti opportuni sostegni in casi di disabilità gravissima. Per ogni programma, perché parliamo proprio di programma di vita indipendente, è prevista la figura di un responsabile che si coordina con tutti i servizi che ovviamente operano sul territorio. E difatti un'importante nuova linea guida, diciamo, che punta proprio sull'unità di valutazione multidimensionale, è perché i PAI, che sono i progetti individuali assistenziali, devono essere costruiti sulle esigenze, sulla volontà e anche sui desideri della persona su cui si costruisce questo piano individuale. Tant'è vero che quando ci fu l'approvazione del piano sociale regionale, abbiamo voluto fortemente inserire che nel momento in cui si riunisce l'UVM
ci debba essere anche la persona su cui viene costruito questo piano individuale, perché lui per primo, o comunque chi per lui in caso di impossibilità, deve esprimere le proprie volontà, perché c'è un riconoscimento di quella che è la dignità della persona, che per me è il faro di ogni misura e di ogni azione che si concretizza a livello di politiche sociali. Inoltre viene anche eliminato il limite di età dei 64 anni per accedere ai programmi del Dopo di Noi e viene stabilito che l'unico requisito che serve per l'immobile è quello di civile abitazione, quindi c'è anche uno snellimento burocratico di quello che è l'accessibilità al servizio, perché fino ad oggi un problema è stato proprio quello della reperibilità dei beni immobili in cui appunto organizzare praticamente questi gruppi appartamento. Quindi ecco, si pone l'accento su questo, su queste nuove linee guida, si focalizzano su queste precise azioni e appunto che la soluzione alloggiativa deve essere considerata come una vera casa, utilizzando anche dei mobili e degli strumenti propri, ad esempio. Si promuove l'utilizzo di nuove tecnologie, c'è un coordinamento e anche quindi una differenziazione di responsabilità di tutti coloro che fanno parte ovviamente del programma della vita indipendente relativamente a quel gruppo appartenimento. E il coinvolgimento del terzo settore è fondamentale anche in questo caso e tant'è vero che diciamo che il responsabile può essere anche un operatore dell'ente del terzo settore che gestisce proprio l'appartamento. E quindi ecco, abbiamo puntato su queste modifiche che non sono assolutamente piccole, ma anzi ci permettono di dare una risposta più ampia a quelli che sono i soggetti che vogliono entrare in questo programma di intervento e fino ad oggi più o meno hanno fatto domanda circa 830 utenti in tutto il territorio della Regione Lazio. Sono già stati attivati diversi gruppi appartamento e questo mi fa molto piacere perché finalmente si inizia anche l'applicazione concreta della legge sul dopo di noi e durante noi. E da qui quindi si inizia un nuovo percorso, un percorso sicuramente più snello e ripeto, soprattutto concertato anche con le parti coinvolte che hanno vissuto dall'approvazione della legge nazionale fino ad oggi anche tutte le varie problematiche appunto legate alla concretizzazione della legge stessa sulla base territoriale. La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria Sei Senza Barcode per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu@senzabarcode.it o chiamami al numero 351 750-7873. Senza barcode, per gente non omologabile. Go to fly. Assessora, a me personalmente sembra una grande conquista. Quando si va nella semplificazione, si va sempre nel migliorare quello che già si ha. Mi sembra che le cose stiano funzionando. Avete anche un piano sociale molto interessante, denominato Prendersi cura un bene comune.
Anche in questa cosa ci sono obiettivi importanti e un'attenzione particolare ai caregiver. Io ne parlo sempre, non ne sono mai stata coinvolta, non sono mai stata né un caregiver né ne ho visti accanto a me, ma trovo siano figure importantissime. E molto spesso mi domando, ma i loro diritti? Ecco, in questo caso la Regione Lazio come si occupa dei diritti di chi si prende cura di un disabile? Allora, innanzitutto puntiamo veramente sul potenziamento di quella che è la figura del caregiver, perché ritengo che ricevere comunque le cure all'interno del proprio nucleo familiare o comunque da persone che si conoscono, come dico spesso e volentieri, è sicuramente la cura migliore, no? Quindi ecco, lo stato anche di benessere, di essere curati da persone che comunque o sono familiari o comunque strettamente congiunte al nucleo familiare stesso. Noi siamo intervenuti con delle nuove linee guida anche per quanto riguarda la disabilità gravissima, a cui ovviamente è collegata la figura del caregiver. Tant'è vero che parliamo di circa più di 5.000 utenti in tutto il territorio della Regione Lazio. Disabilità grave e gravissima e riconosciamo un contributo minimo al caregiver che è di 700 euro. In queste nuove linee guida, quindi noi oltre a garantire il minimo abbiamo utilizzato anche la formula di un range che va appunto dai 700 euro ai 1.000 euro mensili, perché sono due gli obiettivi principali che ci siamo prefissati. Il primo è la continuità assistenziale del soggetto utente, quindi ci deve essere appunto una continuità nel ricevere le prestazioni di sostegno, ovviamente, per quanto riguarda il tipo di disabilità. Il secondo punto è quello di dare comunque una maggior garanzia a chi non ha nessun tipo di prestazioni sociosanitarie. Quindi queste sono le prime due priorità di accesso a ricevere il contributo. Nel momento in cui appunto si entra nella graduatoria, praticamente viene dato un contributo minimo di 700 euro. Finita la graduatoria, quindi tutti coloro che sono stati considerati ammessi sono diciamo in maniera totale e globale inseriti in questo contesto, allora i servizi sociali territoriali, ovviamente, tramite comunque ovviamente anche l'unità di valutazione multidimensionale, potranno decidere in base alle situazioni economiche, situazioni sociali, situazioni sanitarie di quel singolo soggetto, se appunto dare più di 700 euro e quindi arrivare però sempre ad un massimo di 1.000 euro. Quindi prima 700 euro per tutti coloro ritenuti ammissibili in graduatoria, laddove ci siano delle risorse residue, si può parlare di un range. Quindi questo è un diritto che viene riconosciuto, soprattutto riconoscendo un minimo, perché poi c'è anche tutta la parte relativa alla SLA, per cui le risorse, diciamo, parliamo di 700 euro come minimo, ma possiamo arrivare anche a 1.300 euro in caso di SLA come massimo di contributo al caregiver. E secondo me è stato un riconoscimento fondamentale, perché insomma poi a livello territoriale ci sono stati alcuni casi, di discrepanza magari tra territorio e territorio, siccome il faro cardine del piano sociale regionale che tu giustamente hai nominato perché è praticamente la nostra base per poi programmare le nostre azioni, i nostri interventi, prevede che appunto ci debba essere una omogenizzazione territoriale, è fondamentale riconoscere anche diritti a queste persone che si prendono cura del proprio familiare, del proprio congiunto all'interno delle mura domestiche. Grazie, veramente, grazie anche perché trovo questi provvedimenti molto sensati e molto importanti. Molto spesso chi si occupa dei disabili alleggerisce in qualche modo anche il lavoro delle istituzioni, ma non per, anche se migliora sicuramente la qualità della vita del disabile stesso, che come giustamente si ricordava, sta a casa, è in un'atmosfera diversa, in una situazione diversa, circondato dai propri cari, però il caregiver non può essere colui che rinuncia a tutto
perché magari sta facendo un lavoro, magari sperava in una carriera, invece magari si ritrova giorno e notte a vivere come il disabile, perché costretto a non muoversi, a non fare altro che appunto dover provvedere ai suoi bisogni. Io la Mi posso ringrazio. Sì, permettere, prego. se mi posso permettere, siccome poi ad ogni intervento corrisponde anche una misura economica, proprio per garantire e potenziare il diritto dei caregiver, come Regione Lazio, prima dell'emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo comunque stanziato più di 19 milioni proprio per garantire lo scorrimento delle graduatorie e quindi per ampliare la platea dei beneficiari di questo intervento. Allora, ancora di più dimostra che veramente c'è un costrutto, c'è un progetto, dietro a tutto questo, c'è veramente chi lavora e studia su come rendere migliore la nostra vita e la vita di chi è più fragile. Io so che lei è molto impegnata, ma le ho strappato la promessa di risentirci magari appena dopo l'estate, così facciamo anche il punto di come le cose sono cambiate dopo il coronavirus, dopo il lockdown e come affronteranno i disabili anche tutto quello che è la ripresa della nostra regione. Veramente, Sì, molto grazie. volentieri. Grazie, buona estate, se riuscirà a godersi almeno un paio di giorni di ferie, ci risentiamo presto. Sì, arrivederci, a presto. Disputandum, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.